Allora, eccoci con Giampiero De Clemente, conosciamo tutti, è stato allenatore della Laundromat, gestione pre-Collu, diciamo così, anche perché c'era Andrea Cardillo, ma Andrea Cardillo poi è andato via. E poi, essendo responsabile della formazione appunto del Scavoli Marina, faremo appunto un accenno al campionato della Laundromat, in cui dopo è stato costretto a lasciare. E poi chiaramente la gestione vincente dello Scauri Marina con il mister Croc, che ha gestito tutte, ha portato al secondo posto appunto della Coppa Latina, possibilità grandi di essere ripescato. Parliamo allora un attimo cerchiamo di essere brevi. Chiaro che dire a te essere brevi è difficile, insomma, però Ma perché sono tante le cose di cui mi piacerebbe parlare, però parliamo di poche cose, cerchiamo di altrimenti esserlo, dai. Cerchiamo di accennare appunto al discorso Laundromat, che comunque anche lì, insomma, è una situazione chiaramente in crescita, una società che vuole comunque fare grandi cose, però quest'anno, insomma, si è accontentata di questa salvezza ai playout. La prima parte della gestione era appannaggio tuo e poi chiaramente è passato appunto Andrea Cardillo con Collo. Allora Andrea, sì, felice. Innanzitutto ti ringrazio per questa occasione che mi hai dato, inaspettata sinceramente. Quindi Beh, devi veramente ringraziare forse lo Scavoli Marina, che comunque mi ha dato un po' di visibilità. che è riuscito Ok, ma a quelli fare li questa gran finale. ringrazieremo dopo, sicuramente. Allora, per quanto riguarda la Laundromat Gaeta, parlare della Laundromat è comunque parlare della mia famiglia, perché comunque sono stati 3 anni intensi e vissuti sempre con piacere. Probabilmente era giusto, per poter andare avanti, un cambiamento. Quindi giusto che sia andata così, giusto che ci sia stata una seconda fase in questo campionato, giustissimo che il presidente Macone abbia poi trovato nuovi elementi da aggiungere a quello che è il gruppo dirigenziale. Che voglio ricordare che comunque io sono stato sia allenatore, ma diciamo allenatore più di emergenza, perché effettivamente ero succeduto a Mister Collu 2 anni fa, che aveva avuto poi alla fine quasi i medesimi miei problemi in quell'annata, e quest'anno praticamente il testimone l'ho ripassato indirettamente a lui attraverso la gestione di Andrea Cardillo. Ti ripeto, parlare di Laundromat comunque per me è sempre un piacere, anche perché se oggi la Laundromat può puntare a panorami e scenari ancora più importanti è perché questo primo gradino l'abbiamo praticamente costruito assieme. Quando mi ha contattato il presidente Magone, la Laundromat Gaeta veniva da un sesto o un settimo posto, non ricordo bene, in Serie D, dove ero uscito ai playoff sempre con Mister Collu, playoff che all'epoca, se non ricordo male, erano allargati fino alla nona posizione. Da quel dì, senza voler in qualche misura, insomma, puntare magari a giocatori che potessero magari cercare rimborsi economici o quant'altro, si è deciso di puntare essenzialmente sui giovani. Posso dire che al momento in cui ho lasciato, da che la Laundromat quindi l'avevo presa, che era una sola squadra che militava nella Serie D, ci siamo ritrovati ad avere anno dopo anno sempre dei miglioramenti. Nel primo anno abbiamo fatto il ripescaggio in C2, che è andata a buon fine. Abbiamo deciso tutti insieme, perché poi non c'è la bravura del singolo, lì c'è un gruppo dirigenziale, un gruppo di amici che comunque è riuscita in qualche misura a lavorare bene per diverso tempo. Quindi per essere brevi, in questi 3 anni abbiamo ottenuto un ripescaggio in C2, siamo stati bravi a costruire un Under 21 con Mister Stravato. Abbiamo avuto tra virgolette la fortuna di trovare sulla nostra strada Mister Nicola Latinista, che in qualche misura ci ha aiutato a formare l'Under 17.
ci siamo ritrovati Collu quest'anno dopo l'esperienza fondana a disposizione, abbiamo fatto del tutto per creare la squadra femminile e ci siamo riusciti. Questo ti fa capire di quanto sia ambizioso, insomma, il presidente Francesco Magone e quanto sia capace. Quindi voglio dire, al di là di quelle che sono state le mie problematiche poi durante l'inizio anno, penso che sia stato doveroso, insomma, e giusto poter provare un cambiamento. Quindi oggi sono felice anche della loro vittoria e quindi della loro salvezza. Non dimentichiamo che comunque diciamo che fondamentalmente bisogna dire una cosa. Allora, ho un metodo di lavoro sicuramente è diverso da quello che può essere il metodo di lavoro di mister Andrea Cardillo o mister Collu. Il mio metodo di lavoro punta molto sotto quell'aspetto della cura anche del singolo, ok? Quindi della formazione a livello proprio di giocatore. E forse questa mia tendenza è stato motivo magari di qualche dissapore con qualche giocatore che obiettivamente parlando a lungo andare, insomma, non era molto felice di questo nostro rapporto. Quindi a un certo punto bisognava dare una svolta. Giustamente cambiare la rosa, quindi tagliare qualche elemento di disturbo, o magari semplicemente cambiare l'allenatore. È stato cambiato l'allenatore, quindi ha messo il presidente Magone Andrea Cardillo, che nel frattempo era praticamente diventato facente parte, insomma, del gruppo dirigenziale, perlomeno nelle prospettive. Oggi è una realtà, insomma. E grazie alla presenza, insomma, grazie penso alla volontà di Enzo Somaschini, insomma. Quindi questa salvezza è avvenuta. Però io vorrei far capire che i numeri dicono che in realtà questa salvezza è avvenuta tramite un play-out. E salvezza che è avvenuta grazie anche ad un girone di ritorno che però ha fatto registrare esattamente gli stessi punti del girone d'andata. Quindi voglio dire, non c'è stato un miglioramento a livello di classifica, anzi a livello di classifica, se non ricordo male, perché poi non è che mi preparo tutte, è a memoria. Io ero considerata anche il playground, con la presenza del playground, che poi nella seconda parte è stato completamente eliminato da quella che era la classifica, ero quintultimo. Eliminando il playground, quindi io sarei stato quartultimo. La Laundromat Gaeta, se non erro, ha terminato terzultima. Quindi è vero che le altre squadre si sono sicuramente rinforzate, però è altrettanto vero che praticamente questo salto con il cambio di gestione tecnica non c'è stato. Quindi se non c'è stato, se il problema a questo punto potremmo anche dire che non è stato un problema tecnico, perché forse c'è stato più un problema, esisteva, non lo so, un problema di applicazione di quelli che erano i giocatori. Poi ci sono altri dati da dire. Io nel girone di andata non ho mai potuto avere la squadra al completo. Ho avuto Candido Enea per poche gare, ho avuto Peppe Vitucci per pochissime gare, mi sono sempre barcamenato con piccoli cambi, facendo entrare spesso qualche ragazzo dell'Under 21, lo stesso Claudio Antogiovanni e ha fatto qualche minuto, anche se magari all'epoca si lamentava che erano troppo pochi. Il mio punto di riferimento lì davanti era Marco Iannotta. Se noi andiamo a vedere poi, e nel frattempo stavo aspettando che cosa? Stavo aspettando che Elvio Passannante potesse rientrare e quindi tutti i giorni d'andata ho ottenuto quei punti con tutte queste problematiche. Il girone di ritorno, Elvio Passannante è rientrato, c'è stato l'inserimento di un grandissimo giocatore per me quale Giovanni Stravato, Peppe Ditucci è rientrato, Enea Candido è entrato, e quindi vedi che nonostante l'organico fosse più competitivo, alla fine il risultato è stato il medesimo dell'andata. Quindi voglio dire,
tutti felici, tutti contenti, tutti soddisfatti, però. E il presidente Macone queste cose le sa benissimo, è troppo intelligente per non saperle. Quindi se lui sta programmando una grande squadra per il prossimo anno è perché ha le idee chiare, perché poi c'ha persone vicino come Andrea Cardillo e Enzo Tomaschini, soprattutto Andrea Cardillo, che persone che hanno veramente toccato con mano e vinto a determinati livelli, ma sotto la gestione a 360 gradi, non come singoli allenatori. Quindi sono sicuro che l'anno prossimo la Landromat Gaeta farà un grande campionato. Poi vabbè, voci di corridoio dicono, detto da alcuni giocatori della Landromat Gaeta, tra parentesi, da 3-4 mesi sui campi di calcio, sai com'è, tra giocatori ci si incontra, qualche giocatore della Landromat Gaeta già da 3 mesi aveva detto che il futuro allenatore della Landromat Gaeta sarebbe stato mister Antonio Crocco, l'allenatore dello Scori Marina. Ma questo è stato detto 3 mesi fa dai giocatori della Landromat. Quindi questa cosa che sinceramente mi ha un pochettino fatto stare in dubbio, insomma, non è che mi ha creato imbarazzo, perché bene o male la cosa l'avevo un po' percepita, perché lo stesso presidente mi aveva chiesto un'opinione su quello che era mister Crocco già a gennaio, quindi segno che già da lì Enzo Tomaschini, insomma, in qualche modo avesse già indicato quale potesse essere la direzione futura, insomma. Stop, questa è la Landromat Gaeta. Pausa e partiamo adesso a parlare del questa è la Landromat Gaeta, società a cui sono legatissimo. Voglio un bene dell'anima a tutti e quindi assolutamente il nostro rapporto si è interrotto, ma non per questo ci deve essere qualche astio, assolutamente. È come quando un figlio si allontana dal padre, la famiglia è sempre la famiglia, per cui dispiacere sì, ma assolutamente nessun astio, anzi, anche perché il futuro è bello, non si sa mai nella vita. Certo, ci mancherebbe altro.